Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che, come di consueto, apriamo con i numeri dell'emergenza sanitaria nella nostra regione. Numeri niente affatto positivi, sono infatti 92, nuovo record, i posti di terapia intensiva occupati in Abruzzo, in una curva di contagi che continua a salire. L'indice RT si attesta poco sopra l'1, mentre oggi si registrano altri 515 nuovi contagi. Contagi in crescita in tutte le zone d'Italia e l'Abruzzo non fa differenza. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici di oggi è infatti pari al 7,1%. Sono 515 nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore nella nostra regione. Sono emersi dall'analisi di 5.836 tamponi molecolari. Si registrano 11 decessi che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.883. A fronte di una lieve riduzione dei ricoveri continuano ad aumentare le terapie intensive che arrivano a quota 92, raggiungendo il nuovo record. I nuovi positivi hanno età compresa tra 4 mesi e 96 anni. Quelli con età inferiore ai 19 anni sono 123, di cui 11 in provincia dell'Aquila, 41 in provincia di Pescara, 46 in provincia di Chieti e 25 in provincia di Teramo. Gli 11 decessi, due dei quali relativi ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL, riguardano persone di età compresa tra 63 e 99 anni, 4 in provincia di Chieti, 6 in provincia di Pescara e 1 in provincia dell'Aquila. Gli attualmente positivi sono 12.910 più 12, 652 pazienti meno 9 sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 92 più 1 con 11 ricoveri sono in terapia intensiva, mentre gli altri 12.166 più 20 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 44.653 più 492. Le località con più nuovi casi sono Pescara 43 e Montesilvano 33 e Atessa 21. 18 i casi a Teramo, 17 a Chieti, 13 all'Aquila. A livello provinciale l'incremento più consistente si registra nel Chietino 173, seguito dal Pescarese 151, dal Teramano 103 e dall'Aquilano 80. Dati questi inseriti in un panorama nazionale che vede la regione Abruzzo ad un indice di RT leggermente sopra la soglia di 1, toccando quota 1,05. Dati questi dell'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità, Ministero della Salute, e relativi alla settimana che va dal 1 al 7 marzo. 16 regioni hanno un RT maggiore di 1, tra queste 8, Campania, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Basilicata, Lombardia, Lazio e Veneto, hanno un RT con il limite inferiore e superiore a 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3. Quattro regioni hanno un RT nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre regioni hanno un RT compatibile con uno scenario di tipo 1. RT settimanale sotto 1 in Calabria, provincia autonoma di Bolzano, Sardegna e Umbria, il valore più alto in Basilicata con un RT di 1,53 e in Campania di 1,50. Il Friuli Venezia Giulia registra un RT di 1,39, l'Emilia Romagna di 1,34, il Piemonte di 1,41, il Lazio di 1,31 e la Lombardia di 1,3. Parliamo di vaccini adesso, perché a seguito della morte di 3 militari in Sicilia, tutte le dosi di un determinato lotto del vaccino AstraZeneca sono state sequestrate dai carabinieri del NAS. Quel lotto è utilizzato in Abruzzo dal 27 febbraio, ma al momento non esiste alcuna prova che dimostri la correlazione tra il vaccino e reazioni avverse fatali. Giuseppe Dintino. È AstraZeneca fobia. I carabinieri del NAS stanno sequestrando in tutta Italia le dosi del vaccino appartenenti al lotto ABV2856 a seguito della morte in Sicilia di 3 militari d'età compresa tra i 43 e i 54 anni che avevano ricevuto la dose del lotto incriminato poco prima del decesso. Le fatali reazioni avverse sono riconducibili a trombosi e coaguli del sangue, ma finora non è stata dimostrata alcuna correlazione tra i decessi e il vaccino. È per questo che l'EMA, l'Agenzia Europea dei Medicinali, ha affermato che si può continuare a utilizzare AstraZeneca, mentre però sono in corso indagini più approfondite. Come nel resto d'Italia, anche in Abruzzo quel lotto è stato ampiamente usato, precisamente dal 27 febbraio. Prima dalla ASL di Teramo, poi da quelle di Chieti e l'Aquila e infine da quella di Pescara, dove a Montesilvano si procede con la vaccinazione del personale scolastico. In Abruzzo finora nessuna reazione avversa, ha detto il coordinatore regionale della campagna vaccinale Maurizio Brucchi. Anche qui le dosi del lotto in questione sono state sequestrate e si va avanti solo con le dose provenienti da altri lotti.
I fatti di cronaca e la confusione delle informazioni hanno però diffuso la preoccupazione e sono in molti che attualmente stanno annullando l'appuntamento per l'inoculazione. E mentre l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, sta effettuando le verifiche del caso, il dubbio è che l'allarme non riguardi un singolo lotto. Gli effetti collaterali al vaccino si contano sulle dita di una mano, ma AstraZeneca è già stato sospeso in Danimarca, Norvegia, Islanda, Austria, Estonia, Lituania, Lettonia e Lussemburgo, dove reazioni simili si sono verificate a seguito della somministrazione di dosi provenienti da un lotto diverso da quello bandito in Italia. A Napoli è morto un operatore scolastico di 58 anni che aveva ricevuto il vaccino di un lotto che nulla ha a che fare con quello dei tre militari siciliani. Qui la procura di Nola ha disposto il sequestro della salma e delle cartelle cliniche. Il colosso farmaceutico anglo-svedese ha taciuto fino alla serata di ieri, quando ha dichiarato che su oltre 10 milioni di somministrazioni non è emersa alcuna prova di un aumento del rischio di embolia polmonare o trombosi venosa profonda in qualsiasi gruppo di età, sesso o lotto. Gran Bretagna, Francia e Germania non ritengono ci siano pericoli e l'Italia è dello stesso avviso. Tutti i vaccini sono efficaci e sicuri, ha detto il ministro Speranza. Quello di AstraZeneca è un vaccino a vettore virale realizzato con l'adenovirus degli scimpanzé. La percentuale di reazioni avverse importanti è davvero molto bassa se paragonata alle dosi somministrate e la correlazione tra eventi fatali e vaccino non è dimostrata. È però certo che i decessi, le indagini delle procure e la sospensione disposta da molti stati hanno quantomeno compromesso la serenità di chi va a vaccinarsi. È iniziata nella sala ipogea di Teramo la vaccinazione anti-Covid ai volontari della Protezione Civile. La campagna vaccinale dell'ASL teramana procede speditamente e al momento non si registrano reazioni negative ai vaccini somministrati. Tania Bonici Castelli. Continua, incessante e senza intoppi, la campagna vaccinale dell'ASL di Teramo. Dopo i sanitari, gli over 80, i docenti e gli operatori della scuola, è la volta dei volontari teramani della Protezione Civile. Complessivamente un esercito di 7.000 persone in Abruzzo, uomini e donne in prima linea a servizio della popolazione durante questa lunga pandemia. Nella sala ipogea di Teramo, in tanti con la propria divisa hanno ricevuto il vaccino anti-Covid. Oggi iniziamo la vaccinazione dei nostri volontari di Protezione Civile, che sono quelli che sono a supporto delle attività sanitarie e sono quelli che tutta la cittadinanza abruzzese ha visto sui siti dei tamponi antigenici rapidi che stiamo continuando a fare sul Chiedino e sul Pescarese per ovviamente contenere fenomeni particolarmente in evidenza su quel territorio. I volontari sono oltre 7.000 sul territorio regionale. Voi potete capire quanto è fondamentale questa realtà, la realtà del volontariato, perché di fatto rappresenta veramente la forza operativa della la cittadinanza che si fa parte dirigente nelle attività di Protezione Civile e una delle forze operative ovviamente della Protezione Civile regionale. Giovanissimo, già vaccinato, di che gruppo sei? Gruppo Alpini Castellalto. Ecco, voi che cosa fate? Facciamo operazioni sul territorio, consegniamo mascherine, diamo una mano a portare a mangiare agli anziani, cose della quotidiana. Com'è andata la vaccinazione? Preciso, bellissima, non fa male. Benissimo, benissimo, sì. Ci voleva proprio, sì, così stiamo più tranquilli. La mansione poi che svolgiamo noi purtroppo c'è bisogno, sì. Le operazioni di vaccinazione coordinate dall'ASL di Teramo sembrano procedere velocemente e soprattutto con una discreta fluidità. Al momento non si registrano reazioni negative al vaccino. Teramo, la provincia di Teramo, l'Abruzzo, rinascerà con un fiore? Io direi di sì, questa di fatto è l'unica arma che abbiamo per poter sconfiggere questa pandemia. Per cui l'Abruzzo sta andando molto bene per quanto riguarda le vaccinazioni, per cui direi che stiamo a buon punto di una campagna vaccinale che deve durare il minor tempo possibile. Io dico sempre che dobbiamo vaccinare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile, quindi è importante avere vaccini disponibili, è importante avere
medici, infermieri, personale sanitario per poter vaccinare il numero necessario e poi noi diciamo metteremo tutta la nostra esperienza, la nostra capacità, la nostra forza per cercare appunto di raggiungere questo obiettivo prima possibile. Intanto la direzione dell'ASL di Teramo annuncia ufficialmente di aver conferito incarico triennale in qualità di direttore sanitario generale a Maurizio Brucchi e come direttore amministrativo generale a Franco Santarelli. In provincia di Pescara anche Colle Corvino ha completato la prima due giorni dedicata alla somministrazione del vaccino agli ultra ottantenni, che ha visto la presenza anche di anziani ultra centenari. Soddisfatto il sindaco e il presidente della provincia Antonio Zaffiri, che invita tutti a mantenere alta la guardia. Stefano Recanati. Conclusa ieri pomeriggio la due giorni di vaccinazioni per ultra ottantenni residenti a Colle Corvino. 260 gli anziani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino, tra cui un uomo che si appresta a festeggiare 102 anni e una donna, Costanza D'Isidoro, classe 1920, che da poco ha spento 101 candeline. È stato proprio un piacere vaccinarmi, veramente necessario. È necessario, come si fa? Rispetto alla guerra che lei ha vissuto, che cos'è questo? Questa è una continuazione della guerra. Non si ferma adesso. Però devono stare attenti, sempre con la mascherina devono uscire, se no non c'è niente da fare, capito? Se ci vogliamo guarire dobbiamo mettere sempre la mascherina e stare in lontananza. La seconda dose sarà somministrata prima di Pasqua. Soddisfatto riguardo l'organizzazione e la partecipazione dei suoi concittadini a questa campagna vaccinale, il primo cittadino e presidente della provincia di Pescara, Antonio Zaffiri, il quale invita tutti a mantenere un comportamento tale da non favorire la trasmissione del virus, visto che solo nella giornata di ieri sono stati 274 nella provincia di Pescara i contagi, di cui 53 di età inferiore a 19 anni. Ieri ci sono state due persone ultracentenari, ci fa anche piacere questo, però senza nulla togliere le persone anziane, bisogna intervenire subito a chi muove l'economia, a chi lavora quotidianamente a contatto con altre persone. E poi consentitemi di ringraziare tutti quelli, gli operatori sanitari, non solo che sono stati a Colle Corvino, ma che comunque si muovono da comune a comune, dopo un turno di lavoro vanno anche a vaccinare, e quindi li voglio ringraziare. Non spostiamo le masse di popolazione, 300-400 persone, per la vaccinazione, e in questa fase è molto delicata. Se diciamo che da comune a comune non si può trasferire, poi diciamo ti devi andare a vaccinare in un altro comune, è una contraddizione. Ieri dati molto molto allarmanti, e soprattutto perché si è abbassata la fascia di età. Dobbiamo costituire le bolle familiari, le famiglie non devono interfacciarsi con altre famiglie. Purtroppo è questa la situazione attuale e la dobbiamo mantenere. È contro la nostra natura, però in questa fase è necessario. Cambiamo argomento adesso. Sandra Santavenere è il nuovo assessore al comune di Montesilvano. Ieri la nomina in giunta per il ripristino delle quote rosa. Paolo Renzetti. Sandra Santavenere, nuovo assessore del comune di Montesilvano, con gran voglia di far bene. Abbiamo portato due novità in due deleghe, mi occuperò comunque del sociale, famiglia, associazionismo, e in più avremo anche la possibilità di sviluppare un settore che è quello della cooperazione e integrazione internazionale, intesa come non soltanto aiuto, scambio culturale, ma anche scambio commerciale, perché è importante sia portare Montesilvano nel mondo, ma anche il mondo a Montesilvano, e da qui ovviamente un valore aggiunto in tutti i tipi di scambi. Insomma, noi possiamo e dobbiamo appunto trovare, come dire, quella cosa che ci fa crescere. E poi abbiamo anche un'altra delega, che è cultura, identità e territorio. Montesilvano ha sempre pagato un po' lo scotto di una crescita veloce, un po' a volte caotica, e
ed è sempre stato importante, come in tutte, diciamo, in tutte le città, avere un'identità, perché il senso di appartenenza ti fa dare alla città. E così abbiamo pensato di valorizzare comunque la storia di questo territorio e di riscoprirla, ma anche di avere quindi una nuova identità, questo senza nulla togliere ai progetti futuri, perché io penso che si possa stare insieme conservando la propria unicità, la propria particolarità, la propria identità. Da settimane c'era questo vuoto da colmare all'interno della giunta, forte anche di una sollecitazione da parte di Sua Eccellenza il prefetto, come della consigliera per le pari opportunità regionali, che in qualche modo mi invitavano da settimane a colmare appunto questo vuoto. A seguito di una serie di ragionamenti volti soprattutto a scegliere una persona con competenza, capace e soprattutto con esperienza, ho felicemente, insomma, pensato a Santa Venere quale componente della giunta. È certo che in un momento emergenziale come questo possa rappresentare un valore aggiunto, soprattutto in un settore fondamentale oggi più che mai come quello del sociale. Ho attribuito a Santa due deleghe, che sono quelle della cooperazione e dell'integrazione internazionale, di cui lei ha competenza ed esperienza, ma anche della cultura, alla quale abbiamo aggiunto anche una dicitura che è identità e territorio, che vuole appunto non soltanto trattare la cultura a 360 gradi, ma anche ricondurre alla nostra cultura territoriale, alle nostre tradizioni, alla nostra identità, insomma, qualcosa da cui trarre insomma, vantaggi in termini anche turistici e soprattutto in termini di riscoperta della nostra identità territoriale. Andiamo a Pescara adesso, dove il WWF ha illustrato oggi il progetto Salva Fratino Abruzzo, con le azioni messe in campo per il monitoraggio e la tutela del Fratino nel 2021. Parte il progetto Salva Fratino 2021, fortemente voluto dall'area marina protetta. Presidente, prosegue questa collaborazione anche con il WWF. Permettetemi di ringraziare il WWF per aver organizzato la conferenza stampa di oggi e per aver dato avvio al progetto Salva Fratino 2021. È un progetto che nasce nel 2011, progetto sul quale l'area marina protetta ha investito molto e che vorrebbe migliorare. Stiamo già lavorando sempre in collaborazione col WWF a quello che potrebbe essere un protocollo, una bozza di protocollo per le attività di monitoraggio, naturalmente seguendo sempre quelle che sono le linee guida dell'ISPRA. Quello che vorrei fare è un appello a tutte le persone. Sappiamo che il periodo di nidificazione parte da adesso, da marzo, e prosegue fino al periodo di fine luglio, quindi il nostro è un appello a tutte le persone che nei prossimi mesi si troveranno a vivere le proprie giornate in spiaggia, quindi un appello a fare attenzione, a evitare di avvicinarsi ai nidi, a non proseguire oltre i cordoni fatti con paletti e funi che delimitano le fasce dunali, le fasce retrodunali, che sono zone in cui potrebbe esserci la presenza del fratino. Un appello soprattutto a tenere i nostri cani, tutti amiamo i nostri amici a quattro zampe, e tenerli a guinzaglio, perché per gioco, per istinto o semplicemente per avvicinarsi a un nido potrebbero comprometterne la cova. Il fratino è una specie protetta da normative nazionali e internazionali e in Abruzzo, come in tutta Italia, è in forte calo, si stima una diminuzione del 50% della presenza. È anche la specie simbolo delle nostre spiagge e di una spiaggia che è tenuta bene, dove c'è un equilibrio ecosistemico importante, dove c'è una duna ancora presente. Per questo, proteggendo il fratino, noi proteggiamo anche tutto un tratto di ecosistema costiero e dunale. Chiamiamo tanti volontari a partecipare, perché è importante che ci sia appunto una consapevolezza dal basso dell'importanza della conservazione del fratino, ma della natura in genere. Proteggere il fratino è un compito che spetta a tutti, alle istituzioni, ai volontari, agli enti, quindi noi chiediamo la collaborazione anche dei comuni, della regione, dei balneatori, della Guardia Costiera, che ci supporta ovviamente ogni anno. Restiamo a Pescara, schiamazzi durante tutte le ore del giorno e telecamere del comune danneggiate. A largo Baiocchi, residenti preoccupati chiedono più sorveglianza.
Siamo a Largo Baiocchi, Pescara Porta Nuova, una zona dove i residenti sono in allarme, consigliere Pignoli, perché soprattutto nel pomeriggio si radunano tanti giovani, schiamazzi e la gente del quartiere è piuttosto preoccupata. Ci sono stati anche dei danneggiamenti anche ad una telecamera qui alle nostre spalle. Non per caso io e il consigliere Berdi Fiorilli stamattina siamo qui perché abbiamo raccolto le testimonianze, soprattutto il grido d'allarme di quelle delle persone che vivono qua, che sono esasperate, perché dalle ore 16 in poi qui c'è un assembramento, e parliamo di assembramenti in questo momento storico dove invece non ci dovrebbero essere, di persone, ma anche atti vandalici. Come vedete è stata rotta una telecamera da ragazzi, quindi ci dovevano essere anche dei rappresentanti della zona, ma ovviamente per timore di ulteriori percussioni li rappresentiamo noi questa mattina in questa conferenza stampa. Quindi che cosa faremo? Da subito scriveremo al prefetto, al questore, perché ovviamente questa zona deve essere attenzionata, come lo è attenzionato il Ferro di Cavallo, Rangitelli e Viale Coriborgiano. Come vedete l'ordine pubblico a Pescara non è soltanto concentrato in quella zona, ma si espande su tutto il territorio comunale. Noi dobbiamo essere vigili affinché ovviamente le persone per bene vivano serenamente la loro vita. Ho interessato ovviamente l'ingegner del Bianco di Attiva, che sicuramente arriverà tra poco per sistemare la cosa, perché oltre ovviamente all'aspetto, come dicevo prima, dell'ordine pubblico, c'è anche una trascuratezza che non è da sottovalutare. Questa era una zona di Pescara che era stata riqualificata dalla precedente amministrazione. Sì, una bella piazza riqualificata dalla giunta Alboremascia, ricordo ancora l'inaugurazione pochi anni fa in fondo, che ha restituito ai residenti di questo quartiere uno spazio di aggregazione. Purtroppo poi, se non c'è l'attenzione alle cose pubbliche da parte di tutti, accadono cose spiacevoli come questa. Sicuramente qui la responsabilità non è dei residenti, che sono anzi molto responsabili, hanno apprezzato l'opera e la vorrebbero godere appieno. La responsabilità è di quei pochi stolti che magari vengono anche da fuori a rovinare la serenità dei residenti, a rovinare le opere pubbliche e in questo caso a fare danni veri e propri. Chiederemo un intervento più forte alle forze dell'ordine, perché questo quartiere ha bisogno di riqualificazione non soltanto urbana ma anche sociale, quindi è importante il controllo. Saremo vigili perché è un'attenzione che dobbiamo ai nostri cittadini e ai nostri residenti. E adesso apriamo la pagina dello sport e ovviamente partiamo con la Serie B e con il Pescara, perché domani a Lignano punti pesanti in palio fra il Pordenone e il Delfino, tra i biancoazzurri recuperato Memushai nonostante il fastidio al ginocchio accusato ieri. Il tecnico Gianluca Grassadoni è soddisfatto del lavoro svolto in settimana e si attende risposte importanti. Tra i friuliani torna Musiolik dal primo minuto. Intanto nel Pordenone un membro del gruppo squadra è risultato positivo al Covid ed è già stato isolato rispetto al resto dei compagni. Partenza questa mattina presto per il Pescara, sosta a Forlì in tarda mattinata per la squadra che in Romagna ha sostenuto l'allenamento di rifinitura, poi il pranzo e di nuovo in viaggio per raggiungere nel tardo pomeriggio Lignano Sabbiadoro, dove domani alle 14 i biancazzurri sfideranno il Pordenone. Non sono stati convocati Bocchetti, Balzano, Tabanelli, Riccardi, Basitte, lo squalificato Drudi. C'è Memushai che ieri non si è allenato per un fastidio al ginocchio. Resta l'incognita modulo, continuità con il 3-5-2 per tenere gli equilibri raggiunti o 4-3-3 per le diverse assenze in difesa e per corroborare una fase offensiva anemica. Partiamo da una buona, voglio dire, notizia, cioè che la squadra ha potuto lavorare una settimana, i ragazzi hanno lavorato molto bene, ci sono stati 6 allenamenti tra lunedì e giovedì e la squadra ha risposto molto bene, quindi mi aspetto assolutamente passi in avanti. Mi aspetto che chi è ancora un po' indietro di condizione in questa settimana abbia migliorato il suo stato di forma, abbia migliorato l'approccio a quello che è un discorso tecnico, quindi mi aspetto assolutamente tanto. E oggi stiamo lavorando su un 3-5-2, vediamo, insomma, non ho ancora deciso e quindi domani decideremo. Ma ripeto, questa è una squadra che può fare la qualità dei giocatori che ha per la varietà dei giocatori che ha, è una squadra che col tempo può solamente crescere. Tempo ne abbiamo poco e quindi dobbiamo ottimizzare queste 11 finali che abbiamo.
Nei giorni scorsi Grassadogna ha lavorato maggiormente sul 4-3-3, sciorinando principi di gioco e movimenti tanto cari al suo maestro Zdenek Zeman, assetto che quantomeno potrebbe risultare utile nel corso del match. In caso dunque più probabile di 3-5-2, Sorensen e Gutt ai lati di Scognamiglio, Bellanova e Masciangelo sugli esterni, interni De Sena, Busellato e Machin, in avanti Odgaard e Setter. Il colombiano non è titolare da oltre un mese. L'ipotesi B, 4-3-3, vedrebbe Galano rilanciato in avanti con uno tra Maestro e Capone sul lato opposto, Sorensen dirottato in panchina. E da quando sono arrivato questa squadra ha sempre risposto bene, crescendo di settimana in settimana, di giorno in giorno, e quindi i segnali sono tutti positivi. E quando parlo di gruppo parlo appunto di una squadra che chiunque giochi sappia quello che deve fare in mezzo al campo, e quindi mi aspetto molto dalla partita di domani, mi aspetto tanto da quella successivamente di martedì, ma prima c'è questa finale di domani. E tutti devono farsi trovare pronti. La mentalità mi piace molto della squadra, questa compattezza, la voglia di saper soffrire. È chiaro che sappiamo dove dobbiamo assolutamente migliorare e farlo in tempi brevi, e stiamo lavorando per questo. Anche il Pordenone è scottato dall'ultima direzione arbitrale, non vince in casa da metà gennaio ed ha collezionato un solo punto nelle ultime 5 partite. Grassadogna ovviamente non si fida. Noi abbiamo grande rispetto di questa squadra, perché è una squadra che gioca insieme da anni, è una squadra molto dinamica, che attacca bene gli spazi, molto fisica, quindi pericolosa sulle palle inattive, ed è una squadra che ha fame di risultato come noi, e quindi mi aspetto tanto dai miei. Sappiamo insomma che partita ci aspetta, l'importanza, la valenza di questa partita, e come dico sempre è un'altra finale e dobbiamo essere bravi a portarla dalla parte nostra. Come da indicazioni della settimana, non recuperano Butic, Bassoli e Pasa. Sono convocati Falasco, Calò e Musiolik, anche se i primi due partiranno dalla panchina, mentre l'attaccante polacco sarà al fianco di Ciurria. A centrocampo si rivedranno Magnino, Misuraca, Scavone e Zammarini, linea difensiva con Barison, Vogliacco, Camporese e Czarnoschi. La presentazione del match del tecnico Attilio Tesser. Ma è una partita molto importante, chiaramente, poi vale 3 punti in classifica sempre, e noi dobbiamo cercare di prenderli, tanto che ci manca la vittoria. È una partita difficile, mentalmente non sarà semplice, perché veniamo da un periodo non brillante e quindi ci sarà quella classica tensione, ma penso ce l'abbia anche il Pescara. Noi dobbiamo farci trovare pronti, e su questo non c'è nessun dubbio. Dobbiamo andare con una carica agonistica, di una mentalità veramente di chi vuole ottenere un risultato importante. L'ho detto anche per loro, è una partita importante, è una squadra da nomi importantissimi, da capitani nazionali albanese a tutto, ma aspetto una squadra che giochi col suo 3-5-2 classico, con di buonissima qualità e tanta fisicità. Ma aspetto una battaglia, sono sincero, ma aspetto una partita molto intensa, agonisticamente elevata. Scendiamo in Serie C adesso, perché domani alle 12:30 il Teramo affronterà al Massimino il Catania. Questo pomeriggio la squadra ha sostenuto alle 17:30 la rifinitura in terra etnea. Rispetto alla partita col Catanzaro, l'allenatore Massimo Paci non recupera alcun infortunato, ma ha di nuovo a disposizione Bombaggi, certo titolare, e Piacentini in ballottaggio in difesa con Trasciani. Il tecnico biancorosso sprona i suoi a giocare con coraggio, ritiene che l'attuale classifica si può migliorare. Io non voglio scendere nella comunicazione del tipo questa squadra se perde queste due partite, non voglio dar pressione, perché è un ambiente questo che dà tanta pressione alla squadra, e invece secondo me non è così. Noi siamo stati molto bravi ad alzare le aspettative con un inizio di stagione incredibile. Però le squadre che ci precedono in classifica oggi sono squadre di assoluto valore e con un organico onestamente superiore al nostro, e quindi la classifica non va guardata. Sogniamo di rosicchiare, di guadagnare qualche posizione in classifica alle grandi, è il nostro obiettivo, è il nostro grande sforzo come squadra, come gruppo squadra, ma le squadre che ci precedono onestamente sono squadre molto forti, e non parlo degli 11 titolari, ma parlo della rosa completa.
il modulo 3-5-2 o il modulo 3-4-1-2 è un modulo che conosciamo bene, perché in questa categoria l'80% delle squadre gioca in quella maniera e quindi a livello tattico la partita è stata preparata, ma alla fine quello che farà la differenza saranno i singoli. Il Catania ha una fase offensiva, un reparto offensivo di grandissimo valore, probabilmente secondo me uno dei migliori del campionato a livello della Ternana e a livello del Bari. Questo non deve spaventarci, perché abbiamo difensori forti e la partita va giocata, insomma, è lì dove possiamo migliorare, secondo me, lì dove possiamo essere più efficaci, nell'avere pazienza e far costruire l'azione ai difensori senza abbassarci troppo e per essere un po' più, per affollare un po' di più l'area di rigore, perché l'attaccante solo in area contro tre difensori non fa niente. Questo lo sappiamo, dovremo andare a Catania con personalità e giocare la partita, giocarcela, mantenere le posizioni alte per occupare meglio l'area di rigore e non lasciare gli attaccanti isolati, avere coraggio con i terzini, questo intendo, quindi la partita va vista più in un ambito generale, a livello di personalità dovremmo essere bravi a gestire tutti i dettagli della partita che saranno quelli, sono le piccole cose che fanno la differenza e quindi è un po' più complesso del fatto di non concedere e tornare a casa ed essere contenti perché non abbiamo concesso neanche un tiro in porta. No, noi dobbiamo andare a fare la partita, dobbiamo avere personalità, dobbiamo avere coraggio. E adesso parliamo di volley, perché in Serie A2 la Sia Cortona è attesa da un turno complicato in Toscana contro il Santa Croce domenica alle 18, mentre in A3 in programma domani sera l'anticipo al Pala Santa Maria di Pineto, dove l'Abba riceverà l'insidioso Modica alle 20:30. In B giocheranno entrambe in casa l'Alba con il Loreto e il Paglieta con il Molfetta. In B1 femminile finalmente in campo la Connetti.it Chieti, che a Nocciano affronterà domani il Trevi. Le teatine devono recuperare ben 7 gare tutte ad aprile. L'Altino sarà di scena a Casal dei Pazzi. In B2 ancora un derby domani alle 18 tra Arabona e Pescara 3, mentre il Teramo sarà ospite della capolista Porto Sant'Elpidio. E prima di chiudere torniamo all'emergenza sanitaria con le parole del governatore della regione Abruzzo Marco Marsiglio, che ha parlato poco fa al termine della cabina di regia, ha detto l'ordinanza sarà prorogata, l'area metropolitana resterà rossa, dunque confermata la doppia colorazione per la nostra regione. Lo ascoltiamo. No, l'ordinanza verrà prorogata nelle stesse misure già presenti, purtroppo non ci sono le condizioni per riaprire le scuole, anche il CTS nazionale e il quadro generale mostra che per la popolazione fino a 19 anni c'è una particolare incidenza e l'incremento dell'incidenza di questo tipo di varianti che qui sono molto presenti, quindi anche sentito il mondo della scuola, i sindacati, comunque c'è stato un confronto in questa settimana, apriremo le scuole dopo la Pasqua. Continuerà ad andare avanti in didattica a distanza, le zone sottoposte, i comuni sottoposti a maggiori restrizioni, a cominciare dall'area metropolitana, avranno le medesime restrizioni, continuerà ad andare avanti la stessa disciplina, ci sarà qualche modifica, qualche comune che entra, qualche comune che esce, li daremo a breve l'elenco preciso, quindi con qualche piccola modifica, però ci sarà appunto, continueremo ad avere questa zona, particolarmente nell'area metropolitana, che continua ad essere la più colpita. È un'area che ha un'incidenza molto superiore a 250 su 100.000 abitanti e quindi è necessario continuare, anche se diciamo, la scelta di continuare con queste misure nasce dal fatto che nell'ultima settimana abbiamo registrato anche in questa area che continua ad avere un'incidenza sopra 250, però c'è stata una diminuzione sensibile di questa incidenza. Vuol dire che le misure, anche se lentamente, anche se non con la velocità che servirebbe, stanno funzionando, il quadro è diciamo, di generale miglioramento da questo punto di vista e quindi noi speriamo che magari la prossima settimana se l'incidenza continuerà a diminuire potremmo non avere bisogno, tranne qualche magari caso particolarissimo, potremmo non avere bisogno di adottare maggiori restrizioni rispetto a uno scenario arancione.
E questo era l'ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 23. Grazie per la cortese attenzione e buona serata.